La tua macchina serve ai Corleone. Vieni. Se vuoi fare contrabbando in questo quartiere, dovrai pagare il giusto dazio. Non hai le palle per gestire gli affari. Sto perdendo. Posso resistere tutto il giorno. Ora basta, dimmi che cosa vuoi. Pezzo di merda. Voglio la tua collaborazione e l'avrò, mi hai capito? Dopo te la dovrai vedere con me. Devo costringermi a ucciderti. E va bene, è tuo. Vedi di non parlarne in giro, però, ok? Ok, basta giocare. Che vuoi fare, coglio? Ah! Aiuto! Toglimi! Qualcuno ci aiuti! Fatti muovere, bello! Bastardo! Voglio offrirmi di proteggere il tuo panificio per conto dei Corleone. Non mi spaventi, feccia dei Corleone. Non mi tocchiare! Non farlo, chiamo la polizia! Potrei tornare con alcuni amici. Ok, ho capito cosa vuoi dire. Non mi sento molto bene. Forse... Via, arco, via!
posso lasciare l'auto incustodita. Cosa vuoi? L'urido rifiuto. Hai della merce molto bella qui. Si è assicurato contro i danni. Mi rifiuto di pagare. Dovrai uccidermi. Che bel posto che avevi qui. Stai sfasciando tutta la mia roba! Non farmelo chiedere un'altra volta, dammi i miei soldi! Non ce la faccio più, hai vinto! Ma che... Finirai al tappeto! Hai qualcosa in mente, delinquente? I Corleone vogliono che la legge sia rispettata, chiaro? Siamo d'accordo. Se finisci nei guai, non devi fare altro che chiamarmi.
Grazie per essere qui. La tua visita e il tuo aiuto contano molto per me. L'onore è mio, Don Corleone. Grazie. Sei un bravo ragazzo. Forse non te lo ricordo, ma tuo padre era un mio amico. Una persona di cui mi fidavo. Ora dimmi, posso fidarmi anche di te chiedendoti un favore? Certo, come posso essere d'aiuto? Sto cercando di proteggere la mia famiglia e questo a volte significa farsi degli amici in polizia e fra i magistrati. Io le pago e loro fanno in modo che restiamo puliti. Questo bagno di sangue però ha mandato all'aria tutti gli accordi. Voglio che fai visita a un mio amico, un capo. Pagalo e ricordagli che siamo ancora dalla stessa parte. Lo troverai a una festa di pensionamento della polizia. È un fumatore e ci sa fare con le donne. Parla con lui, ma occhio a non corrompere l'uomo sbagliato. Ehi, questa sarebbe una festa privata. Prendi da bere, questa è una festa. Mi andrebbe un altro martini. Ti sembra il tuo tipo? Io no. Lasciami in pace, qui sto cercando di combinare qualcosa. Sparisci, tesoro, gli uomini devono parlare in privato. Ok, ok, me ne vado. Idiota. Ok, amico, cosa c'è di così importante da rovinarmi la serata? Mi manda Don Corleone. Vuole che tu riceva questo dono. Questo è il nostro modo di ringraziarti per la protezione dei Corleone a Little Italy. Ma certo, certo. Di pure al Don che sono sempre pronto a dargli una mano. Grazie. Che resti fra noi. Appare che Fredo Corleone sia finito nei guai. Non posso dirti altro. Dovresti parlare con un mio amico, un detective. Lui potrà darti tutti i dettagli sulla faccenda. Mia moglie mi tradisce. Quanta violenza! Si fanno gli affari. Dannazione, stai sfasciando tutta la mia roba.
Sarebbe un peccato sprecare tutto questo cibo, capito? Non mi lasci altra scelta. Avrai i soldi. Ne ho ancora un sacco, se vuoi. Tutto qui? Non ho fatto niente! E ti piace giocare sporco, lasciarti colpire che così! Vuoi. Stai facendo questo. Un grosso errore! Non abbiamo ancora Qualcuno finito Qualcuno vuole sparare te. Questo bastardo! Ah! Devi avere una che buona ragione per essere venuto te qui! Te ne pentirai! Toglimi quelle manacce di... Dovresti impegnarti di più! Avanti, combatti da uomo! Non ho fatto! Togli! Il padrino ha una proposta di affari per te. Vuole rilevare la tua attività. Va bene, ragazzo. Avrai la tua parte. Che diavolo? Piazziamogli un prezzo. Che cosa devo fare? Hai una bella attività. Mi dispiacerebbe vederla in rovina. Mai, non mi spaventi. Non essere stupido. Pensa a cosa è meglio per te. Non mi lasci scelta. Pagherò. Preso! Copritemi! È ferito! Uccidetelo! Potrai contrabbandare la tua roba se non paghi i Corleoni i loro tributi. Ho qualche scelta? Il posto è tuo, ok? Oh, no!